Benvenuti, benvenuti a tutti voi alla nuova puntata di Radio Piffare Chi. In studio con voi Vito Urso e Peppe Corsale. Noi siamo sempre felicissimi di essere presenti per una nuova puntata brillante, una nuova puntata piena di che cosa, Vito? Peppe, oggi parliamo di tradimento. Allora piena di cose un po'... No, la dobbiamo trattare sulla chiave, diciamo, ironica la cosa, perché non bisogna prendersela troppo su queste cose. Quindi oggi parliamo di tradimento che, in base a un sondaggio, Peppe, i nostri sondaggi, sai, sono molto veritieri, quindi ci sbagliamo di pochissimo. In base a un sondaggio dove si dice che uno su due, pensa un po', caro Peppe, esagerato. Uno su due nella vita è stato, come dire, oggetto di tradimento. Di infedeltà. Quindi, caro Peppe, qua noi siamo due in studio, o io o tu. Caro Peppe. Vabbè. E che dobbiamo fare? Io non lo so, tu. Io mi sa di no. Comunque. Speriamo bene. Allora noi siamo due di quelli che forse ci salviamo. Però cosa vogliamo dire in merito a questa cosa qua? Quindi ospiti illustri anche oggi. Certo, oggi. A questo punto chi dobbiamo chiamare? Dovremmo chiamare il sessuologo, certo, secondo me. È un tema proprio, una materia che riguarda proprio il sessuologo. Quindi avremmo nuovamente il professor Alberto senza pena. Professore, ecco qua. Docente della cattedra di sessuologia di Milano all'Università Bocconi di Milano. E poi che cosa avremo? Avremo anche una testimonianza. Avremo una testimonianza che racconta proprio questa sua vicenda personale. Questa sua vicenda personale. E allora, che cosa diciamo? Intanto salutiamo come sempre tutti i nostri amici di Facebook e tutti i nostri radioascoltatori che giornalmente ci ascoltano e aspettano con ansia di collegarsi, di sintonizzare quella radio. Esatto. Sulle nostre frequenze, che ricordiamo quali sono le frequenze. Esatto, 88 e 8 e 99 e 9 e pure sulla ruota di Milano. Sulla ruota di Milano, Palermo. E gira di qua, gira di là, gira la ruota, altro numero, altra corsa. E compriamo una vocale. Vocale, finiamo il discorso. Senti, Vito, allora io farei così. Innanzitutto chiamiamo il professor Alberto Senzapena, perché caro Peppe. Il professore non è che lo possiamo fare aspettare tanto. Sì, vabbè, lui lo sappiamo, è sempre dietro la cattedra. Quindi non è che... esatto. Allora, chiamiamo subito il professore. In linea il professore Alberto senza pena. Un grande applauso per il professore. Sì. Grande applauso. Grande applauso al professore. Sono qui, sono in linea. Professore, carissimo. Professore. Ecco, ben trovato. Sì. Ben trovato anche oggi. Sì. Oggi dobbiamo parlare, professore, forse lei già ha sentito l'inizio, diciamo, la premessa che abbiamo fatto del tradimento. Dobbiamo parlare di tradimento, visto che... È un argomento importante, oserei dire. Oggi è un argomento, direi, molto importante. Molto attuale. Sì. E allora, professore, visto il sondaggio, i nostri sondaggi, sa che sono molto attendibili, si dice che uno su due, diciamo, una persona su due nella propria vita, durante l'arco della propria vita, almeno una volta sia incappato in questa, diciamo, in questo tradimento, in questa situazione di corna, professore. Ha tradito. Lei dice benissimo, perché qua i numeri sono altissimi. Attenzione, giovani. Attenzione. Ci parli del fenomeno, ci dia una definizione scientifica. Sì, io le do subito una definizione proprio matematica. Bene. Perché le cose se le devono sapere, le devono sapere. Allora, l'unità la cui metà è al di sotto di un terzo, quindi è proprio come dire, una definizione matematica. Non si può sbagliare, assolutamente è scientificamente provato. Sì, perché lei deve sapere una cosa: da che cosa scaturisce questa voglia di tradire? Che cos'è? Ci dica. La cosa scaturisce questa voglia? Sono vari. È un fatto ormonale, è un fatto sono vari, perché lei deve sapere una cosa, perché l'acromion,
c'è l'actina che si agglomera. Parli, parli sempre, perché ci ascoltano, guarda, e dobbiamo essere di facile comprensione. Sì, ma io le cose che le devo dire sono termini specifici, scientifici, non posso dire. Andiamo, c'ha ragione, professore. Una domanda volevo fare io. Ma sono più a tradire, sono più gli uomini o le donne? Questo, perché qua punto, c'è sempre che dire che le donne sono quelle più fedeli, cose. Come dire, scopriamo questa, diamo una, diciamo, la verità su questa faccenda. Allora, guardi, noi siamo proprio qua in università, io sono proprio dietro la carta. Lei è sempre lì. A studiare questi fenomeni insieme a tutti i miei ragazzi, perché lei deve sapere una cosa: le cose noi le studiamo bene, tanta di infatti noi lo chiamiamo perché sappiamo che lei è uno dei più grandi luminari dell'argomento. Io la ringrazio, ma lei deve sapere una cosa: i sentimenti che animano chi tradisce sono vari. Ci si sente eccitati, emozionati, e nonostante si sa che siano le conseguenze del prodotto, l'atteggiamento si continua a tradire come se niente fosse, come se fossero ipnotizzati da questo momento. Quindi, capisci? Diciamo, è una situazione, diciamo, come dire, emotiva, che di cui non se ne può fare a meno, diciamo. Sì. Secondo è noi, la natura che ci porta proprio a fare questi abbiamo dato, come dire, una giustificazione in merito. Secondo noi ci sono delle differenze tra uomini e donne per quanto riguarda i motivi che portano a tradire. Per esempio quali? Ecco, le donne sono infedeli perché sono insoddisfatte. Quando diciamo sono un po' trascurate. Sì, diciamo, sono trascurate e sono insoddisfatte. Partner, quindi come dire, cercano altrove, diciamo, questa attenzione, perché hanno un maggiore coinvolgimento emotivo, e nonostante riescano meglio degli uomini a nasconderlo, quindi voi maschietti, quando a voi sembra che tutto è lì, fila liscio come l'olio, bisogna stare attenti, è lì che bisogna diciamo aprire gli occhi e cercare di capire la situazione. E invece per gli uomini, per quanto ci riguarda, l'infedeltà è legata invece solo al piacere sessuale. Quindi gli uomini sono più animaleschi, sono più l'istinto animale che li porta a tradire.